Ciao a tutti, oggi vi parlerò di abitudini e di quanto il rispetto di esse sia molto importante per noi, poiché le abitudini in un certo modo ci identificano, ci rassicurano e ci permettono di andare avanti durante le nostre attività di vita quotidiana in un determinato modo che ci rappresenta. Le abitudini quindi fanno parte della nostra vita quotidiana che adesso più che mai riscopriamo perché siamo costretti a stare a casa e quindi a ritrovarci un po' come persone. Anche dalle più piccole e semplici cose, ad esempio la mattina quando ci alziamo andiamo al bagno, ci laviamo il viso, ci laviamo i denti, ci mettiamo la crema. Ci facciamo la barba, ci pettiniamo e perché no, ci trucchiamo e ci mettiamo anche il profumo. E queste abitudini assolutamente non vanno tralasciate, anche se non abbiamo un vero motivo per farle, dobbiamo comunque continuare a farle. Quindi, diciamo, organizzare la nostra vita quotidiana come facevamo esattamente prima, cercare di mantenere questa organizzazione è molto importante, soprattutto per lo sviluppo della routine quotidiana, quindi dalla mattina fino alla mezza mattinata, pomeriggio e la sera. Questo mantiene, diciamo, un certo senso di strutturazione e di familiarità nel proseguire la nostra vita e le abitudini in particolar modo, anche quelle della vita passata, sono identificate tramite un posto, un oggetto, un luogo, una stanza o determinati appunto spazi intorno a noi. Per questo l'ambiente può essere molto importante ed è molto importante, oltre che a tutto ciò che fa parte dell'ambiente. Per questo va in ogni modo, diciamo, ricreato un ambiente più possibile simile alla nostra routine, quotidiana. L'ambiente deve darci, ci dà sicuramente degli stimoli che stabiliscono dei momenti differenti durante la vita quotidiana, durante la nostra giornata. Ad esempio, la mattina è molto importante aprire le tende per far vedere che comunque è mattina, far entrare la luce del sole, avvicinarci alla finestra. E perché no, la sera, ad esempio, prima di andare a letto, mettere un po' di musica rilassante o il nostro programma preferito che di solito siamo abituati a guardare prima di andare a letto. Il più possibile, diciamo, coinvolgere le persone durante un'attività e stimolarle nel riprodurre quell'attività. Ad esempio, prima di organizzare una determinata occupazione, attività quotidiana, è bene che si identificano le cose che ci piace fare e quelle che non ci piace fare, i nostri interessi, le nostre abilità e cercare di strutturarle, di dare una sequenza. È molto importante eseguire attività, ma è anche molto importante avere delle pause durante la giornata perché anche quelle servono. Le attività di riposo, ad esempio, sono legate a degli oggetti presenti nell'ambiente, ad esempio il divano, la poltrona, la sedia o anche il letto. È l'oggetto, l'arredo che ci fa pensare subito al riposo e quindi andiamo a cercarlo. Per questo tutti gli ambienti ci propongono, ci favoriscono un'attività spontanea. È molto importante, faccio un esempio, ad esempio sull'attività dell'alimentazione, del mangiare,
ritrovarsi tutti insieme, cercare di organizzare quindi la tavola, ognuno dividendosi i propri compiti e cercare di stimolarci con i colori appunto delle posate, dei bicchieri, dei piatti, posizionarli ognuno al proprio posto, quello che di solito siete abituati ad avere. Cercare inoltre di cooperare durante la preparazione della tavola, la preparazione del pasto e è molto importante lo stimolo degli odori. Cercare il più possibile di riprodurre l'odore dell'alimento in modo che ci riporti anche a una certa familiarità del gesto, una certa storia familiare e un certo ricordo. Per quanto riguarda i ricordi, io posso consigliare di cercare il più possibile foto del passato, del presente, cercare di riportarci a quei ricordi, raccontarci e in un certo modo far conoscere noi stessi, esprimerci in questo modo. Quindi andate a ricercare nei vostri cassetti, veri cassetti che trovate nell'ambiente o anche i cassetti della memoria, e cercate di raccontarvi, di raccontare le vostre esperienze e di condividerle con la vostra famiglia. Tutto tramite la stimolazione sensoriale. Grazie.